Ciao a tutti ragazzi, sono io Mishan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di farvi vedere tutti gli acquisti che ho fatto durante il mese di maggio. Insieme agli acquisti che ho fatto di Frozen e agli altri che vi ho mostrato la scorsa settimana, ho preso altri volumi che ci tengo moltissimo a farvi vedere. Però prima di iniziare vi volevo dire le mie considerazioni per quanto riguarda i volumi che vi ho fatto vedere la scorsa settimana. E quelli che mi sono piaciuti più di tutti sono stati La mia amica strega numero 2, che tra l'altro, come vi dicevo, è una miniserie in due volumi veramente graziosa. Se avete la possibilità di dargli un'opportunità, merita particolarmente. Sempre della Flashbook mi è piaciuto molto anche il volume numero 3 di My Roommate is a Cat. Questa dolcissima copertina, la storia sta diventando sempre più dolce e il rapporto tra l'umano e la sua gattina si intensifica sempre di più. E l'altro, sempre della Flashbook, è A casa di Momo. Questo invece è un volume unico che tra l'altro mi avete consigliato voi e devo dire l'ho apprezzato particolarmente, sia per quanto riguarda la storia, il tratto, può piacere o non piacere, a me devo dire mi è piaciuto molto insieme alla storia che riguardava. Mi è piaciuta soprattutto il modo in cui è stata caratterizzata la nostra protagonista, più altri personaggi che sono stati inseriti all'interno, ma non vi dico altro per non rovinarvi la lettura. Quindi grazie ancora per avermelo consigliato. E l'ultimo che devo dire mi ha colpito è il numero 21 di Noragami. Non vedo l'ora di leggere anche il volume numero 22, il finale mi ha colpito particolarmente, devo dire mi ha lasciato stupita e quindi sono veramente curiosissima. La storia sta prendendo una piega diversa da quella che mi ero immaginata all'inizio leggendo e iniziando questa serie e quindi sono veramente rimasta colpita. E tra l'altro ve la straconsiglio. Poi naturalmente per chi non avesse ancora avuto modo di vedere il video vi lascio sotto il link nell'info box e poi qui accanto vi faccio vedere tutti i volumi che ho acquistato, che mi sembra ne avevo presi altri 4 o 5, anche quelli mi sono piaciuti, però questi che vi ho fatto vedere sono quelli che mi hanno colpito di più tra tutti. Per quanto riguarda invece i volumi che non avete ancora visto, inizio dalla J-Pop facendovi vedere il numero 14 The Raising of the Shield Hero. Al prezzo di 5,90 €. Questa è la copertina, come sempre ho adottato una sovraccoperta e di alcune bellissime pagine a colori. Vi faccio vedere una, che è questa qui. E questo è il tratto. Vi mostro anche il volume numero 2, bellissimo, della Regina d'Egitto, L'occhio azzurro di Horus, al prezzo di 6,50 €. Anche in questo caso abbiamo la copertina per quanto riguarda, diciamo, il materiale identica a quella del primo volume, bellissima come sempre come edizione, che qui dotata di una sovraccoperta però di nessuna pagina a colori. E come sempre il tratto è meraviglioso. Il volume invece numero 5 di The Quintessential Quintuplets al prezzo di 5,90 €. Anche questo è dotato di una sovraccopertina, però di nessuna pagina a colori. E queste sono tutte le nostre protagoniste. Carinissima anche questa serie, tra l'altro. Poi ho preso anche il primo volume di Flat, che è una novità per quanto riguarda me, mi aveva incuriosito, se non mi sbaglio è una serie già conclusa e quindi sono molto curiosa di leggerla. Questo ancora non sono riuscita a leggerlo, quindi non vi so dire niente a riguardo, però devo dire che mi aveva colpito la storia leggendola dietro. Eisuke è un ragazzo irresponsabile che non ha nessun interesse particolare. Il corso normale della sua vita verrà sconvolto dall'incontro con il suo cuscinetto super diligente Aki. Ecco finalmente il primo attesissimo volume. Lo trovate al prezzo di 5,90 €. E questo è il tratto che troverete all'interno. Appena l'avrò letto, vi saprò dire meglio a riguardo. Passando alla Planet, ho preso il volume numero 11 di Nana Reloaded Edition. Anche questa volta è volume piuttosto spesso. Lo trovate sempre a prezzo di 6,50 € ed è dotato una sovraccoperta, però di nessuna pagina a colori. E questo è il tratto. Ho preso anche il volume numero 2 di Somali e lo spirito della foresta. Lo trovate al prezzo di 7,50 €. Come sempre, dotato di una sovraccoperta e di ben due pagine a colori.
Una è questa qui. E l'altra è l'indice. E qui abbiamo modo di vedere il tratto. Ho dato tra l'altro un'opportunità anche all'anime, bellissimo, mi è piaciuto soprattutto per quanto riguarda la storia, anche siccome va più avanti rispetto a manga, molto più avanti, le musiche, bellissime le musiche che hanno inserito e anche il tratto. Ha un tratto bellissimo, soprattutto anche come un'atmosfera magica, dettata anche forse dal colore leggermente sfumato che viene inserito in alcune scene all'interno dell'anime. Quindi veramente bellissimo, se avete possibilità, datemi un'opportunità. Faccio vedere comunque un po' il tratto, faccio vedere altre scene. Penultima cosa che vi faccio vedere, sempre della Planet, è una novità che attendevo da parecchio tempo ed è Rakma Crimson, al prezzo di 7,50 €. Ho già avuto modo di leggerlo, non male come storia, mi incuriosisce e quindi penso che prenderò anche il secondo volume. Niente di particolare, però devo dire mi ha incuriosito un po' la trama. Terrificanti draghi seminano morte e distruzione nel mondo. Gli uomini per sopravvivere devono affrontare il potere demoniaco. Ragnar, un giovane cacciatore, è pronto a tutto per difendere la sua compagna Leonica, anche se questo significa rinunciare alla sua vita e alla sua umanità. Paradossi temporali e combattimenti all'ultimo sangue in un adrenalinico dark fantasy. Quindi se siete amanti di questo genere, ve lo consiglio. Tra l'altro, l'edizione è dotata di una sovraccoperta e di ben due pagine a colori. E questo è il tratto. Faccio vedere un'immagine che mi aveva colpito tantissimo. Eccola qui. L'ultimo che vi faccio vedere è il volume numero 20 di One Punch Man, al prezzo di 7 € perché ho ripreso l'edizione Variant, avendo preso già nel volume numero 19. La particolarità dell'edizione Variant è che, togliendo la sovraccopertina, abbiamo un'altra immagine sotto, che sommata poi con il volume numero 19 andrà, diciamo, a costruire la prima parte dell'immagine, che ora vi farò vedere poi una volta il post, penso di poggiarli sul letto così li vedete meglio. Un volume veramente carinissimo. E il tratto è come sempre meraviglioso. Bene ragazzi, con questo mi sono fatto vedere tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere con un commento qua sotto cosa avete preso di bello voi durante questo mese, che sarei veramente molto curiosa di saperlo. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!